Intanto è veramente una battuta perché qualche problema nel passato, in questo anno l'ho avuto e quindi ho una condizione per la quale, come dire, è stata una bella sassata, si dice dalle nostre parti. Però volevo dire solo due cose. Intanto, come dire, questa cosa mi ha entusiasmato perché abbiamo messo in piedi le forze politiche insieme ai sindacati, ma tutti il comitato cittadino. E quindi mi dà la sensazione che veramente siamo dentro a una nuova fase. Poi io questa la considero una fase, come dire, intermedia, perché dopo questa iniziativa dobbiamo ancora ragionare, ma poi andare dentro alle fabbriche, quelle che ci sono rimaste, anche pubbliche e private. Bisogna anche ripercorrere tutte quelle cose che abbiamo fatto nel passato. Siccome io c'ero, mi sa che bisogna continuare a farla. Anche perché alcuni egoismi anche nei paesi si stanno avvicinando. E poi, siccome abbiamo uno spopolamento generale in tutta Lamiata, dopo Abbadia dobbiamo avere la capacità. Quando si ragiona sulla Flora Amiata, sulla Rivard e altre cose come la viabilità, bisogna anche immaginare un altro consenso che parte da Badia ma deve andare verso altre direzioni. Queste sono le cose che mi sembrava utile dire, perché io credo che dobbiamo esternare così come abbiamo fatto e ringraziamo gli amministratori e in particolare coloro che come Bezzini e altri, ma dico Bezzini perché ho visto nel mio scorcio di vita sindacale di avermi incontrato parecchie volte dove si parlava di Siena, ma si parlava ancora della Miata e quindi mi fa oltremodo piacere, ma credo che dopo di questo dobbiamo andare un po' più oltre, perché quelle cose che ha detto lui si manifestano in una condizione molto particolare e quando si parla una crisi semplice non è una battuta. Dentro c'è una sensibilità che mi fa piacere che l'abbia fatta la regione con chi come ti sei dato da fare, ma non è sufficiente. Per andare oltre bisogna immaginare un percorso più importante, un percorso che dia la condizione che, come dire, dopo la preoccupazione ci sia anche la condizione della speranza. Io credo che ci sia ancora nella Miata forza, capacità e storia per andare avanti in questo modo.